Questo video è dedicato ai clienti che hanno un servizio compatibile con la gestione Redirect. Consulta la guida testuale per i pacchetti che consentono questa opzione. Puoi raggiungerla anche dal pannello. Per configurare questa funzione, accedi al pannello admin.aruba.it con lo username @aruba.it e la password con i quali gestisci il dominio. Una volta dentro il pannello, clicca a sinistra su Dominio e poi Redirect e Sottodominio. Se in questo momento il tuo sito è già reindirizzato, troverai il pulsante Modifica Redirect. Altrimenti, se non hai ancora usato questa funzione, avrai il pulsante Attiva Redirect. In entrambi i casi si apre la stessa interfaccia. La configurazione è semplicissima. Comincia con un avviso che stai sostituendo il puntamento del dominio con e senza il www. Per prima cosa, scegli dal menu a tendina il protocollo che ha la pagina di destinazione tra HTTP e HTTPS. Poi digita l'indirizzo dove vuoi reindirizzare. Hai diverse possibilità. Puoi scrivere il dominio con il www, senza, o scegliere il nome del dominio con una sottocartella. Ad esempio, www.indirizzodestinazione.com/sito. Ora indica che tipo di inoltro preferisci. Accanto a ciascuna delle tre voci hai un popover che ti fornisce maggiori informazioni. Puoi scegliere tra Redirect permanente 301. Ideale se vuoi reindirizzare definitivamente il dominio a un altro sito. L'effetto sui motori di ricerca sarà quello di mostrare nei risultati la nuova destinazione del reindirizzamento. Redirect temporaneo 302. Ideale se vuoi reindirizzare, per un certo periodo, il dominio a un altro sito e poi cambiare questa scelta. L'effetto sui motori di ricerca sarà quello di mostrare nei risultati la pagina di origine e non la nuova destinazione del reindirizzamento. E inoltre con mascheramento, cioè attraverso un iframe. Questa tecnica è ideale quando vuoi nascondere il dominio di destinazione mostrando nella barra degli indirizzi questo dominio, o ti può essere utile quando il dominio di destinazione è un nome a dominio complesso, di terzo o quarto livello, come quelli offerti da servizi gratuiti, o la destinazione ha un nome errato o difficile da ricordare. Fai attenzione con questa tipologia di redirect, poiché alcuni siti possono non funzionare all'interno di un iframe. Per concludere la configurazione, clicca il pulsante blu in basso. Se è la prima volta che imposti il reindirizzamento, troverai Prosegui. Se stai cambiando un'impostazione fatta in precedenza, ci sarà Modifica, come in questo caso. Tutto fatto! Hai salvato le tue impostazioni! Ricorda che potrai raggiungere il tuo dominio Aruba con Redirect soltanto attraverso il protocollo HTTP e non in HTTPS, cioè in questo caso http://www.dominioredirect.it e non con HTTPS iniziale. Se ti occorre, il pannello ti permette anche di creare gratuitamente un terzo livello per indirizzarlo dove vuoi. Ti basta cliccare su Aggiungi Redirect nella sezione Sottodominio. Attenzione però, il terzo livello deve essere nuovo. Se ne hai già acquistato uno, con o senza hosting sul dominio, lo devi gestire dal pannello di controllo del sottodominio. Se invece hai già creato un record CNAME, A o AAAA, dal pannello di gestione DNS, per utilizzare questa funzione, devi prima rimuoverlo.